incontro che presentava un libro specificatamente per bambini, vediamo, mettiamo a fuoco a che età smettono di leggere. Questa è la narrativa per ragazzi, no, in realtà siamo molto più positivi, credo che lo Zampino ce l'abbia messo il temporale, che è brutto, ma tutto sommato i nostri ragazzi li possono stimolare, leggono più di quanto si dica, almeno per esperienza personale. Il libro che presentiamo questa sera è di Christian Hill, è Il ladro dei cieli. È un romanzo un po' particolare, però volevo partire proprio da presentare Christian. Nato a Milano, non so se si può dire 52 anni fa, io sono un anno più giovane, laureato in ingegneria aeronautica. Questa cosa, in effetti, lui non ha mai lavorato nell'ambito dell'ingegneria aeronautica, almeno dalla biografia corretta. Si specifica questo, ma deve essere che in qualche modo la roba che sia l'aereo, il volo, l'aeronautica che sia è rimasta in qualche modo, ecco, mi sono modificato in questa maniera, gli sia rimasta dentro, no? Perché poi alla fine anche in questo romanzo la storia che scegli di raccontare è una storia che si ispira in qualche modo all'aviazione. È un caso che ti farò raccontare proprio a te. Un caso che dal 1971 fa rovellare i cervelli degli investigatori dell'FBI, perché nel 1971 avviene un dirottamento rocambolesco a dir poco, che non rimane ad oggi l'unico caso nell'aviazione americana, nella storia soprattutto dei dirottamenti, che non sono pochi, rimasto irrisolto. Ma non è solo rimasto irrisolto, in realtà non si conosce nulla dell'identità di colui che compì questo dirottamento, che scomparve con una cifra importante, $200,000, che all'epoca erano circa $1,200,000 attuali come valore, diciamo, che scomparve nel nulla, di cui non si sa in realtà se sia ancora vivo, per molti potrebbe esserlo, o morto nella fuga, così poi vi spiegherà proprio Christian cosa avvenne, con cui appunto cancellò le sue tracce al mondo e forse si aprì forse una nuova vita oppure la concluse, questo non si sa. Questo perché? Perché in questo romanzo i due elementi fondanti sono una parte assolutamente fondata sulla verità, sulla storia, sulla cronaca, su questa vicenda, e in questo l'autore è fedelissimo ai fatti, a tutte le inchieste che sono seguite a questo dirottamento, fedelissimo nella ricostruzione del fatto, e poi invece c'è una parte totalmente inventata, ma che in realtà ha sapore di realistico, ahimè, non meno della storia del dirottamento, che è la storia del protagonista, un ragazzo che, diciamo, borderline, per le scelte di vita che fa, si trova, anzi per la vita che viene in qualche modo imposta, si trova a vivere in una famiglia molto disagiata, si fa affascinare da brutte compagnie, così si potrebbe dire, e va veramente molto vicino, se non oltre, il confine dell'illegalità e rischia davvero molto nella sua vita. Però le due storie a un certo punto si intrecceranno e in qualche modo si aprirà una strada nuova nella trama di questo romanzo. Ecco, vorrei da Christian partire, in realtà prima di chiedere un sacco di cose, una chiacchierata molto tranquilla, però vorrei partire proprio dal fatto che mi ha fatto subito, immediatamente, attirare l'attenzione, no? Perché io di questa storia non sapevo nulla, devo dire la verità. Dal momento in cui ne ho cominciato a conoscere in particolare il tuo libro, sono andato ovviamente su internet a cercare informazioni di ogni genere, e proprio cercando informazioni, documenti, documentari, eccetera, eccetera, mi sono accorto di quanto tu sia stato fedelissimo nella ricostruzione. Allora, è la storia di, come si fa a chiamare? La storia di Dan Cooper. Dan Cooper. Che poi per un errore. Ma non funziona. Ma è un passo. Ma è un passo. Ma tanto si sente
diventato quasi assolutivi di chi compra. Quindi racconto un po' che cosa sì, se non lo facevo io, perché non volevo toglierti la parte c'è qualche immagine. Allora, niente, una cosa che ho fatto prima riferimento alla mia passione per le leggi. La mia passione per le leggi viene da prima dello studio di ingegneria aeronautica. E lo studio di ingegneria aeronautica forse ha fatto il tutto per farla passare, però non ci è riuscito. E da lì poi ho deciso di non fare l'ingegnere con professione. E occupano molto spesso posti importanti nei miei libri, tant'è che mi hai detto una lettera base o grande, il prossimo libro non ci sarà mai. Questo qua è un Boeing 727, che era molto comune negli anni 70, aveva una caratteristica particolare, era fatto per andare dagli aeroporti piccoli dove non c'erano strutture, aveva le scalette integrate già all'interno dell'aereo, per cui i passeggeri potevano scendere e salire senza bisogno di supporti esterni da parte dell'aeroporto. In questo caso il volo, questo 4 novembre 1971, c'era questo volo che praticamente attraversava gli Stati Uniti dalla capitale Washington, facendo diverse tappe, un po' una specie di pullman. La gente poteva salire o scendere dove avesse bisogno di farlo. L'ultima tratta, l'altra caratteristica dell'aereo, appunto, che aveva un'uscita ventrale dietro in coda, con una scaletta integrata. Questa è una sua caratteristica più importante per questo caso. Quel giorno questa persona, questo qua è l'identikit che è stato fatto, dà il nome Dan Cooper, come si vede sul biglietto che gli fanno, e che gli fa l'ultima tratta da Portland a Seattle, un volo di mezz'ora. Dan Cooper, che è un nome di fantasia, ma non proprio, nel senso che è, guarda caso, il protagonista di fumetti francesi, se non sbaglio, che andavano però molto anche negli anni 50 negli Stati Uniti, dove il protagonista è uno degli altri più famosi, compiva azioni di spionaggio, avventura, cose del genere, però si lanciava da un aereo con paracadute. Una delle immagini più famose del personaggio Dan Cooper era quella. Quindi probabilmente sceglie questo pseudonimo per nascondere la sua identità, colui che compie questo fatto, non a caso. E cosa fa? Si va a sedere in fondo alla sezione fumatori e appena l'occasione, appena decolla, chiede a una hostess di sedersi vicino a lui e le dà un biglietto con cui la informa che ha con sé una bomba e che ha intenzione di voltare con mano e che il cambio vuole $200,000 e 4 paracadute. La hostess all'inizio un po' spaventata dalla cosa, ma parla col pilota e decidono di assecondare le volontà del pilotatore, che tanto più ha detto che i passeggeri sarebbero scesi dall'aeroporto e quindi fanno quello che gli ha chiesto. Questo è l'aereo parcheggiato all'aeroporto di Seattle, mentre aspetta che vengano caricati i soldi e i paracaduti. Dopodiché riparte con soltanto una hostess e 3 piloti, e chiede alla hostess di andare a chiudersi in cabina di pilotaggio. Quando rimane solo con i soldi e i paracaduti, si toglie questa cravatta finta che lascia sull'aereo, taglia uno dei paracaduti per ricavare le corde, lega il sacco dei soldi, si lega il sacco dei soldi alla prima vita e salta. E si lancia dalla scaletta che apre lui stesso, perché c'è un particolare elemento verso la fine, dove tu con una sorta di diciamo, ultimo passaggio in cui precisi ancora delle cose, ricordi un particolare che mi ha colpito molto. Dopo Cooper, altre 3 persone hanno tentato il dirottamento con le stesse modalità, cioè lanciandosi durante il volo dall'aereo.
A quel punto la ditta costruttrice del genere, la Boeing, ha deciso che i modelli 727 dovessero essere modificati. Una lettera aerodinamica è stata poi aggiunta per evitare che la scaletta posteriore potesse essere calata aperta in volo, e l'hanno chiamata la lettera Cooper. Evidentemente ha lasciato una traccia niente male. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che nella descrizione che l'FBI ricostruisce dalle testimonianze, viene fuori un'etichetta e una serie di particolari su come si presenta quest'uomo sull'aereo. Devo dire che da amante del cinema mi ha fatto un po' sorridere, no? Perché io l'avrei fermato, in quanto lui si presenta con il giacchetto nero, un paio di occhiali neri, un abito nero, una camicia bianca e una cravatta nera. Man in Black, cioè qualcosa di strano c'era, una valigetta 24 ore, quindi nella fantasia proprio cinematografica il sospetto, la spia o l'agente sotto le tutte spoglie si presenta più o meno in questi modi. Comunque lui sale sull'aereo e il biglietto che lascia, che tu trascrivi, ed è veramente questo, perché poi lui si è riferito assolutamente a tutti i fatti che le indagini hanno fatto emergere, era un biglietto laconico, che anche questo secondo me dà il senso, perché questo personaggio, che in qualche modo poi ritorna nel romanzo, ha un piede ironico in quello che fa, perché ad esempio prende due barbo a bordo dell'aereo e il primo è in omaggio col biglietto, la conservazione omaggio, il secondo insiste per volerlo pagare, già quando è chiaro a tutti che lui è un dirottatore, o meglio, è chiaro alle hostess, insiste per volerlo pagare, così come insiste per voler pagare a tutti il pranzo quando fanno la prima sosta tecnica per il rifornimento. Quindi fa delle cose del sottarato gentiluomo, assolutamente strane. Il biglietto dice: ho una bomba nella mia valigetta, lo consegna, pensate, alla hostess, che però all'inizio crede che sia una valse, per cui sorride e si mette il biglietto in tasca. E lui va in crisi perché gli prende l'ansia, dice: questo non ha capito che deve leggere, ma comincia a dirle anche perché vola, sì, non aveva tutto il tempo. Quindi legga il biglietto, per favore, legga, alla fine insiste, lei legge il biglietto e trova queste parole non proprio rassicuranti: ho una bomba nella valigetta, la userò se necessario, voglio che si sieda a fianco a me. Sembra che avesse anche aggiunto, secondo alcuni, non fanno il business, non fate scherzi. L'hostess si siede al suo fianco abbastanza tranquilla, non si fida granché, al che lui, cioè crede che sia ancora non è convinta che sia vero, quindi lui apre la valigetta e fa vedere quella che potrebbe essere stata una bomba, anche se probabilmente si trattava di un blef, visto tutto, diciamo, la costruzione del fatto. Sta di fatto che da quel momento le autorità aeroportuali vengono allertate ed è la compagnia stessa, il presidente della compagnia stessa aerea, che decide, per evitare una cattiva pubblicità, di pagare questa somma, che è importante ma non eccezionale. Anche in quello ha chiesto un quantitativo di soldi importante, perché viaggiamo oltre il 1.200.000 dollari oggi, quindi importante, erano 200.000 dollari all'epoca, però non è possibile. Quindi anche quello fa il suo bel calcolo e infatti li vengono preparati. Anche perché ha chiesto banconote da 20 dollari, e quindi sono entrambi abbastanza visibili. E non poteva chiedere più di tanto perché anche per questione di peso. E di volume, quando tanto si può rilanciare un paracadute non è poco. E questa storia poi tra l'altro è diventata la vera ossessione dell'FBI. No? Lui è andato a scegliere questo caso perché si è reso conto che nei meandri della cronaca a volte ci sono delle cose davvero incredibili. Praticamente l'FBI fino almeno al 2014 non aveva interrotto le indagini, ostinatamente volevano trovarlo, anche perché si trattava dell'unico caso risolto nella storia degli dirottamenti e diciamo era un po' una macchia, no, nella storia dell'FBI. E non ci sono riusciti, soprattutto non sono riusciti a svelare se sia sopravvissuto o se sia morto. Tu che hai studiato il caso, hai letto, che idea ti sei fatto di questo? Allora, io a parte che non aspettavo nulla, però. No, beh, un piccolo spoiler credo che sia. C'è un incrocio, diciamo, se altrimenti non lo vede. Io non. A un certo punto ho deciso quella che era la mia verità, perché mi serviva per raccontare la storia. E quindi
io ho selezionato tra i vari possibili colpevoli che sono venuti fuori negli anni e questo è il motivo per la quello che mi sembrava più vicino anche al personaggio. Sì. E quindi il personaggio che poi ho creato, perché questo libro in realtà non è tanto la storia di questo divortamento quanto quella che secondo me potrebbe essere la storia di Henry Cooper o Dan Cooper dopo. Cioè il mio Dan Cooper è sopravvissuto e si è rifatto la vita. E quindi nella storia, diciamo al presente, che non è proprio al presente perché è diventato il 2005, che altrimenti Dan Cooper sarebbe stato troppo vecchio, è la storia di lui da vecchio, come interagisce con questo ragazzo. Insomma, è un po' una storia forse che potrebbe ricordare Cantorino, figlio, in cui, non so se lo conoscete, in cui questa persona anziana prende un po' sotto la sua ala protettiva un giovane ragazzo che è un po'. Anche in questo caso abbiamo questa situazione, certo il personaggio, il mio giovane protagonista è in una situazione opposta. Sì, poi arriviamo alla trama. In realtà la domanda di là del fatto che tu, scoprendo questo caso, decidi in qualche modo di costruire sul romanzo, è in realtà legata a quello che scrivi, no? Scrivi per ragazzi, tra l'altro di una fascia d'età abbastanza ampia. Però ci sono almeno due romanzi che ho riconosciuto decisamente rivolti a un'età, diciamo, adolescenziale, chiamiamola così, che sono sicuramente questo, Il ladro dei cieli, e poi quello del 2014, che forse è il primo, sì, che guarda caso è di nuovo dedicato a un asso del cielo durante la prima guerra mondiale. Quindi in qualche modo l'aeronautica, la tradizione, gli aerei ci sono sempre di mezzo. Sì, ma perché tu scrivi per ragazzi? Nel senso che magari chi insegna sente la necessità di comunicare ai ragazzi e cerca di mettersi in comunicazione con loro scrivendo per loro, ma chi scrive liberamente, che ha un passato magari anche da giornalista come te, ha fatto tante attività, ho visto un esperto in giochi di ruolo, hai sempre comunque avuto una sorta di canale privilegiato nel comunicare con i giovani e anche con i più giovani. Questo perché? Due ipotesi di lavoro, poi tu mi rispondi. Perché in qualche modo sei tu stesso che ti senti vicino a loro, perché in qualche modo dentro di te conservi il ragazzino e in qualche modo continui a dialogare con lui attraverso i tuoi lettori, oppure perché pensi che questo è che ci spiegherai perché in questo caso è il tuo pubblico specifico, lo trovi il pubblico adatto alla tua penna, al tuo modo di ideare le storie? È una domanda difficile. Sì, ci abbiamo 40 minuti per forza. Non è stata una scelta ponderata. Non ho Io mi sento, infatti, che c'è quanto un anno di vita dal corpo. Fa la differenza. Effettivamente io mi sento, molte delle mie passioni sono molto legate alle esperienze adolescenziali, continuo a giocarmi con i miei amici, una volta a settimana abbiamo la sensazione di gioco di ruolo, come se fossero dei bambini di potenza, siamo dei vecchietti attorno al tavolo, ma andiamo. Ma non credo sia stato questo. Io quando ho cominciato a scrivere io ho la lettera per gli lettori adulti. Non pensavo di poter scrivere per ragazzi. Anche perché i temi che mi piacerebbe di più esplorare non sono temi molto adatti ai ragazzi. Sono temi che riguardano più un pubblico adulto. Però ho avuto l'opportunità con un altro libro che non è stato poi pubblicato, con il Foro della Solitudine, poi tramite un mio caro amico che
invece è un scrittore di primaria importanza per i ragazzi. Mi chiedo, ma perché non può venire a scrivere per ragazzi? E all'inizio avevo dei grossi dubbi sulla mia possibilità di fare questa cosa, perché scrivere per ragazzi mi sembrava che fosse come una persona che avevo, era un po' come dipingere con meno colore. C'è un bagaglio di esperienza nelle teste dei ragazzi che è piccolo, e quindi si può aggiungere almeno un punto di contatto con un adulto. E questa cosa un po' mi spaventava, ma io non ho mai pensato di farlo. Poi ho scritto il ruolo della Sottite, che era un libro dedicato ai ragazzi delle medie, che è stato pubblicato, e solo lì, quando poi ho cominciato a parlare con i ragazzi che hanno letto il libro, ho capito che sia il meno colore, ma è tutto un altro mondo, e non è un mondo più piccolo, è un mondo diverso, e le emozioni e i pensieri che ho scritto comunque non c'è, sono diversi rispetto a quelli che ho scritto molto, ma comunque ricchissimo. Quindi scrivere per ragazzi è qualcosa che mi ha affascinato. Poi ho scoperto, non lo sapevo, ma ho scoperto parlando con i ragazzi dei libri, nelle occasioni in cui loro si trovavano, avevano già letto un libro di cui parlavamo, che l'attenzione che mettono i ragazzi nella lettura è molto maggiore. Come è successo prima, c'era un bambino piccolissimo che ha segnalato un errore, è un'attenzione che spesso è molto maggiore. Quindi il rapporto che si crea tra lo scrittore e il lettore è quasi molto più intenso. Quindi sono finito quasi per caso con le ragazze, ma ci trovo più. Magari forse, ecco, quello che mi ha colpito questo discorso sulla persona, sullo spettro cromatico della scrittura, no? Io non credo che si debba rinunciare a un colore, però anche che fosse, sicuramente aumenta la sfumatura, perché ad esempio tu nel tuo dicevi, sì, infatti vorrei dire quanto ti sei ripetuto, però un po' l'hai detto. E in questo lato dice, ad esempio, il personaggio principale, Rusty Secapiero, è un quindicenne, vabbè, è americano, lui vive a Santa Fe, quindi in una zona del Messico, credo, insomma, in una condizione economica e sociale non del più fortunata, la madre ha un problema di tossicodipendenza, il padre è una figura evanescente, quando c'è quasi senza assente, quando c'è è demotivante, è frustrante, è affettivo, violento, tutto quello che di negativo si può dire di lui. Però questo Rusty potrebbe tranquillamente vivere nella nostra città, no? È un ragazzo frustrato dalle pochissime possibilità affettive e anche di crescita sociale che gli dà il luogo dove vive, che a un certo punto cerca di risolversi in qualche modo contemporaneamente i problemi che ha, i problemi della sua famiglia e persino la noia, probabilmente, perché alla base di tante scelte dei ragazzi c'è anche questo. E Rusty non è necessariamente americano, è algherese, insomma, infatti di cronaca di qualche mese fa ci hanno fatto conoscere dei Rusty nostrani. E c'è una frase in questo libro che è un po', riassume un po' l'insegnamento che Carter, il vecchio, chissà se veramente si chiama Carter o un altro nome, dà a un certo punto al ragazzo, che è quello, anche se fai la scelta sbagliata c'è sempre un'altra possibilità. Ecco, forse questo è, come dire, è un dialogo con questi ragazzi che non andrebbe mai completamente chiuso, no? Ecco, quando tu hai costruito Rusty, non essendo nel mondo della scuola, eppure hai trovato un profilo che veramente di grande attualità, che è veramente molto presente nella nostra società, nelle nostre scuole, anche nella società del benessere, c'è questo profilo di ragazzi. Come l'hai costruito? L'hai incontrato, conosci dei Rusty
sei stato tu stesso un razzista. Com'è che hai costruito con questa precisione? Perché è una delle cose che colpisce proprio i comportamenti di Rusty, i ragionamenti e il modo di rapportarsi col mondo adulto, e tutte le frustrazioni in realtà sembrano scritte da qualcuno che le conosce, che le pratica, o per lavoro, o per intuito. Quindi ero curioso di sapere come nasce Rusty. Oggi è la giornata delle domande difficili. Sai che non lo so. Non lo conosco sicuramente, non è ispirato a un ragazzo che io conosca, non sono io, questa dovrebbe essere la parte inventata, questa è la parte artistica, ti posso assicurare, perché mentre la storia del paracadutista folle ha un che di, cioè lascia tutte bocca aperta, uno dice va bene, ma veramente borderline sulla realtà, è un fatto di cronaca, ma è circondato da misteri, dubbi, e invece questo che apparentemente la parte inventata è assolutamente realistica, no? È quello per quello che ti facevo. Ma io credo adesso, forse dico potenzialità, di qualche cosa. Me lo sono inventato, se è venuto bene sono contento, probabilmente ha aiutato appunto la mia esperienza trentennale con i giochi di ruolo. Io sono abituato a, io non sapessi cosa fossero i giochi, gioca davvero esseri umani, non macchine, ci si trova e c'è qualcuno che spiega la situazione, l'avventura, e mentre gli altri giocatori interpretano i personaggi, e quindi tutti i sensi creano questa storia. Avendo giocato a lungo, credo che molti, anche molti altri scrittori del nostro gruppo, sono ex giocatori di ruolo, produttori, c'è questa capacità di immedesimarsi molto. Quindi, mentre io scrivevo questo, entravo in Rusty e mi sembrava di pensare come lui, e quindi ho sempre cercato di scrivere con onestà nei suoi confronti, non fargli mai fare cose o dire cose che non fossero dei personaggi che io pensavo che fosse. Però non sono inventato. Continua per domani, difficile, ma la curiosità. E lavorare di fondo del libro, cioè quello che viene riassunto proprio in quello, esiste sempre un'altra possibilità anche per chi sbaglia, ma nasce da una tua convinzione, probabilmente è qualcosa che tu ritieni importante da sottolineare. E anche lì mi sono chiesto com'è che viene fatto. No, perché l'ideazione di un libro è sempre la cosa che incuriosisce di più il lettore, perché sai, prendi gli ingredienti per fare una torta d'accordo, però con gli stessi ingredienti io e te facciamo torte diverse. Allora ci si chiede come nascono queste scelte. Questo libro in particolare non avevo l'intenzione di dare dei messaggi particolari ai ragazzi. Volevo semplicemente raccontare. C'è la parte di Cooper che è stata scritta per prima. Prima ho fatto fuori tutto Cooper, che mi ha detto che il libro è prodotto in capitoli. Dopodiché è partita la storia. Sapevo più o meno dove volevo arrivare, ma il concetto, sapevo che il Carter avrebbe dovuto aiutare in maniera pesante Rusty, e questo è il senso della storia che avevo pensato prima di cominciare a scrivere. Però il tema della seconda possibilità e dell'andare comunque a trovare amicizie dove non te lo aspetti, perché invece che l'aiuto, invece che venire dalla tua famiglia o dalla tua cerchia di amici, e in questo caso si era una serata, l'attezza della situazione, deve da onestare. Questi temi sono venuti fuori un po' da soli, mi fa piacere che siano venuti fuori, e mentre scrivevo che mi rendevo conto che stavano uscendo gli ostacolati,
però non sono partito con l'idea adesso racconto una storia perché voglio insegnare ai ragazzi che questo, questo e quest'altro. Non so se ho risposto. No, hai risposto. No, il discorso era proprio quello che nella narrativa per ragazzi spesso c'è un po' la tendenza, no, a avere una struttura abbastanza stereotipata che quasi sempre prevede una morale, un lieto fine, un modo accusato e una morale. In realtà questo libro non parliamo del finale, però non è schiavo del lieto fine, ecco, perché alcuni elementi restano comunque in sospeso e sono elementi abbastanza duri e realistici. La risoluzione non è totale, c'è comunque una sospensione, nel senso che ancora i destini dei protagonisti non sono del tutto chiusi, forse l'unico che trova finalmente un punto fermo è il dirottatore, no? Che alla fine conclude la sua parola. Ecco, c'è però una cosa che prima hai detto che secondo me tutto sommato resta nella costruzione del libro. Tu prima nelle ipotesi su chi fosse davvero questo dirottatore e ripercorrendo tutte le varie indagini delle FBI, vabbè, c'è stato uno che qualche mese dopo ha tentato lo stesso numero, c'è pure riuscito, è sopravvissuto, ha chiesto non $200,000 ma $500,000, gliel'hanno anche dati. Un genio, peccato che quando finalmente è arrivato ha pensato bene di raccontare a un amico al bar quanto era stato bravo e le FBI il giorno dopo ha detto a casa. Però tra i vari sospettati tu hai detto questo Kenneth Christiansen, no? Kenneth Christiansen è particolare perché lui ha un passato nell'aeronautica, quindi addirittura è un paracadutista, lavora come meccanico. Esatto, quindi è legato, può avere le capacità per fare tutto questo e poi soprattutto, vabbè, beve il bourbon come risultava dall'inchiesta, ci fuma, eccetera, eccetera, ma soprattutto a un certo punto improvvisamente risolve tutti i suoi problemi finanziari e a distanza di pochi mesi dal pilotamento compra una grandissima casa. Questa cosa fa e presta dei soldi a un'amica che aveva necessità. Ecco, questo che a te piace non a caso, no? Perché poi alla fine questo personaggio, Carter, che non è, se è il lottatore, non è certamente completamente positivo, gli fa svolgere un ruolo fondamentale sia nella vita di Rusty, sia in quello che lo circonda, no? Quindi in qualche modo quel personaggio risolve la sua vita, si riscatta, è forse l'unico che la risolve completamente, mentre gli altri si sono indirizzati verso un lieto fine, non sono necessariamente giunti a questo. Il romanzo detto nasce da una scoperta di un caso e dall'idea di incrociarlo con una storia vera, però in fondo al libro tu ringrazi, e mi è incuriosito perché è strano sempre che un autore ringrazi qualcuno dell'idea o di parte dell'idea, no? Tu ringrazi Pier Domenico Quaccalabria. Allora, siccome tra i valori dei personaggi ci sono appunto valori come l'amicizia, la lealtà, è curioso che poi proprio nella fase dei ringraziamenti scopri che evidentemente l'autore stesso ha questi valori, perché riveli che una parte dell'idea la devi a questo che Domenico Quaccalabria, che adesso ci si richiede, come ha fatto a illuminarti. Domenico Quaccalabria è anche la persona che mi ha aiutato a far pubblicare il volo della suite. È un autore per ragazzi molto famoso, Ulisse Moore, è uno la serie più famosa che sono, e ha finalista del premio Spiega Ragazzi quest'anno. Cosa ha fatto lui? Un giorno eravamo insieme a pranzo e mi ha detto guarda che l'FBI ha sospeso le ricerche, e questa è stata la mia risposta. E guarda che c'è una storia bella in Italia, e così ho fatto. Quindi l'idea di andare a cercare le ricerche del Cooper, una storia
E poi la storia che si è arricchita negli anni di un sacco di particolari, basta pensare che nel 1980 sono stati ritrovati da un bambino che giocava vicino al fiume Columbia dei soldi che sono sicuramente appartenuti, ricostruiti proprio nel numero di serie, sono questi, che sono sicuramente appartenuti alla somma che è stata data. Quindi ogni tanto ci hanno dei particolari che si lanciano come ipotesi, davvero questo caso era un caso letterario di per sé che aspettava di essere inserito in una storia. Va bene, io so che dobbiamo rispettare dei tempi strettissimi perché la serata continua, quindi io ti ringrazio, però ti faccio concludere nello stesso modo con cui ho visto concludere l'intervista in cui ti chiedeva, va bene, di qualcosa per consigliare il tuo libro. E tu hai detto, la cosa secondo me è bellissima. Hai detto, leggendolo perché secondo me è bello, e si mancherebbe altro. Di qualcosa per invogliare i ragazzi a lettore di libro. Posso dire io, come professore italiano, io mi sono divertito a leggerlo. Mi sono divertito perché contiene sicuramente questo elemento di cronaca misteriosissima che spinge poi ad approfondire, e mi sono divertito perché, come vi ho detto prima, il personaggio Rusty in realtà è un personaggio molto vero, è uno di quelli che maledizione affascinano i nostri ragazzi, e quindi vedere un percorso di riscatto, di crisi e di riscatto da parte di Rusty potrebbe magari anche servire a illuminare qualcuno dei nostri quando si avvicinano ai confini sbagliati. Però tu devi trovare un terzo motivo, io ti brucio tutte le cose. Allora, secondo me io sono molto contento della voce che ho trovato da dare a Rusty. Una delle prime scelte che ho fatto, di cui non si è accorto nessuno, c'è, e il libro è scritto al passato prossimo, con due tempi diversi, due tempi narrativi diversi, con le voci narrative diverse. Ed è un pensiero originale, il passato prossimo, è quello l'unico passato che c'è. Però la scelta è stata una scelta pensata perché volevo che il racconto narrato da Rusty fosse veramente accanto. Che fosse chiaro che lui stesso non ha avuto tempo di pensare, di elaborare, infatti lui è proprio raccontato molto velocemente e anche con un linguaggio abbastanza colloquiale, ho cercato di darti, ci sono molte, abbiamo litigato con la cosa che si dice su dove mettere, ci saranno 120.000 volte la parola tipo era dopo o prima, tipo che sei andato, no sei andato, che tipo. Però quello dei tempi narrativi è interessante, perché in effetti viene fuori una carta che in qualche modo ha tutte le spalle e tutta la parte di quella carta viene raccontata dal passato del mondo. Allora, per lui ha una vita che sta. Volevo che ci fosse veramente l'ansia, la cosa che tutta l'ansia che percorre un po' la sua strada, perché alla fine mi ha trovato in questa situazione abbastanza difficile da uscire rapidamente. Volevo che venisse fuori anche la sua voce, quindi io sono contento di come è venuta la voce di Rusty, e secondo me questo è un premio, però insomma. No, io ringrazio tutti i presenti. C'è una cosa ancora che è simpatica e importante secondo me nel discorso di questo libro, ed è il fatto che tu prima, quando proprio spendi, mi dicevi, ma sai, ho fatto anche giornalista, però a un certo punto mi sono stufato di scrivere la verità. Ecco, due cose interessanti. Uno, che i giornalisti che scrivono la verità, ce ne sono tantissimi, quindi bisogna essere assolutamente devi conservare il mestiere, però l'altro è invece che ecco, è proprio la letteratura, quella che tu dici, non scrivo più di verità, è proprio la letteratura, quindi è proprio la decisione, la scelta di entrare nella letteratura, di scrivere, che è una scelta che avrebbe sempre fatto. Quindi a questo vi chiedo un applauso e vi do un applauso.